Simone Anzani, oggi c'era da metterci quel pizzico in più di grinta. Il tuo ingresso in campo è stato veramente rabbioso, e palle in veloce che andavano a terra ripetizione con quantità notevoli, e poi sono usciti fuori quei muri che forse hanno tolto un po' di coraggio a Civitanova. Ma non è che sono i miei muri, io penso che i miei muri derivano da una grande battuta, perché io quando sono davanti ho un turno a servizio come quello di Marco Podrasca, di Bata e di Russell o di Alex, quindi cioè, è merito di tutti, è il sistema di come giochiamo, non è merito soltanto mio. Dopo io con le mie... devo fare quello che ho fatto stasera, devo murare, devo attaccare e dopo se si vince meglio ancora. Oggi ve la siete sentita di più questa partita, nonostante il terzo set poi era riuscita a rientrare in palla il Civitanova? Ma io non è che penso, allora, già che mi chiedi se ci sentiamo la partita è già la domanda sbagliata. No, nel senso, se vi sentivate di più di arrivare in fondo a vincere. No, vabbè, ma ti dico, ripeto, è sbagliata la domanda, perché se non ti senti queste partite non puoi fare sport. Se non ti senti giocare, non arrivare a vincere queste partite, ce la sentivamo anche mercoledì a Civitanova, ma non giochiamo contro gli Scapoli Ammogliati, giochiamo contro la Lube, giochiamo contro vice campioni olimpici, con giocatori di primo livello mondiale, non nazionale, quindi cioè, penso che ci sia perdere una partita, perché se la gente pensava che noi dovessimo vincere questa finale 3-0 ha sbagliato tutto. Adesso siamo un passo avanti a loro, però non è ancora detta la parola fine. Quindi ti ripeto, queste partite le dobbiamo sentire fino alla fine, dopo se si perde possiamo dare anche dei meriti a loro.